Bentornati ragazzi, col cavolo, bentornati, se non accendo le luci. Dicevo, bentornati ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi porto all'attenzione un nuovo dinamico duo, no scherzo, sono un video in collaborazione, di Chris Bumstead e Alex Ormosi. E voi direte, ma chi è sto Alex Ormosi? Bene, ve lo spiego io. È un imprenditore di spicco attualmente in America, è iraniano-americano di prima generazione ed è molto famoso appunto per aver creato un nuovo tipo di acquisizione clienti, aver creato un po' di imprenditoria nel mondo del fitness lì in America e per i suoi podcast, vari libri sui business, crescita personale, eccetera, eccetera. Sicuramente vi sarà venuto fuori in qualche post sponsorizzato su Instagram o su YouTube. Comunque è un personaggio abbastanza di spicco attualmente in America nell'ambito di imprenditoria. E cosa ci fanno questi due appunto insieme? Proprio perché hanno in comune l'amore per la palestra, di Chris Bumstead ovviamente è la sua passione, ma è anche il suo lavoro, però Alex Ormongi è solo la sua passione. Il suo lavoro in parte insomma l'ha reso ricco, non per gli standard di oggi, ma lo è. Si stimava un patrimonio di circa tra i 10 e i 20 milioni, un po' a spanne sto conto che ho trovato su internet, però averceli, mica fa schifo. Bene, questi due personaggi si sono trovati grazie al botta e risposta sotto dei post e si alleneranno insieme in un fenomenale leg day. Leg day che tra l'altro, se adesso vabbè andiamo avanti, ve lo dico io comunque, manca di squat e stacco. Sarà che si stanno avvicinando le gare, una preparazione un po' più stringente, una condizione granitica. Il nostro Bumstead non vuole buttare giù troppo la corda con pesi esagerati e esercizi che potrebbero dargli fastidio, anche perché sappiamo che ha problemi con le ginocchia. Bene, iniziamo. Con cosa partono? Prima di tutto Alex gli fa fare un bel tour della sua struttura, delle sue palestre, che è divisa in due o tre appartamenti, da quello che ho capito in un basement, cioè non credo piano terra perché si vede l'uscita del piano terra, piano interrato, mi sembra più un piano terra. Dove è una palestra enorme, enorme. Guarda, ne ho viste poche di palestre in Italia così grandi, comunque ha una sala dedicata solo alle gambe. E partono, giustamente, fanno gambe. Con cosa partono? Un esercizio strano che dice che fa lui per riscaldarsi, ovvero il trascinamento con la slitta. Allora, praticamente la slitta è una specie di struttura con quattro ruote. Libere di muoversi, molto pesante, su cui si possono caricare altri pesi. Da quello che mi pare di aver visto, non usano pesi in più, si riscaldano un po', fanno qualche giro del piano terra con questo attrezzo legato all'altezza cintura, dove lo trascinano a marcia indietro. Poi un altro strano esercizio ad Aldo, Giovanni e Giacomo, uno dei suoi corti, dei loro corti a teatro, si mettono con il quadricipite di fianco al rack e fanno una sorta di movimento, credo che sia per la mobilità, più che per stretching, eccetera, dove tirano su la gamba, il ginocchio, poi tirano su di lato e buttano indietro e poi ritornano punte a capo. Credo che sia per mobilità. Insomma, poi nel ginocchio alle anche, ovviamente, Chris, da come si allena e i problemi che sappiamo che ha, può essere quello il motivo per cui lo fa. Insomma, lo chiama un esercizio alla moda, ma lo fa, quindi vuol dire che una mano gliela darà. Poi passano al pendulum, dove adesso ci si lega un poco, cioè fanno qualche serie di preriscaldamento, adattamento e passano all'altro. Fanno un po' di stretching a terra e passano alla leg day. Anche qui ci si concentra un poco per poi ritornare sul pendulum e là martellare come dei matti. Continuano per un bel po' con questo esercizio, entrambi mentre parlano,
da palestra imprenditoria, comunque non sono stato là tanto a sentire perché non era quello lo scopo che volevo prendere dal video. Comunque, fanno bei discorsi. Se volete vedere il loro video, magari ve lo lascio nel link in descrizione sul canale di Chris Bumstead. Poi passano agli affondi bulgari, anche qui ne fanno un bel po', per poi passare alla fressa, non una fressa classica, ma con la pedana leggermente movibile, quindi che segue un po' l'andamento della pianta del piede per rendere l'esercizio un po' più naturale, e diciamo che qua si concentrano abbastanza, ne fanno un bel po' entrambi. Poi fanno, siamo praticamente alla fine dei calf raises, quello da seduto. Lo fa in piedi, poggiato sull'anca, quindi quello dove stai piegato. No, non credo che però sia un macchinario apposta, credo sia una sorta di pendulum, ma anche questo di pressa. Vabbè, comunque fa un po' di esercizi, un po' di serie, per poi terminare l'allenamento con una bella botta di leg extension fatte bene, tirate, spremute. Come finisher ci sta assolutamente come ragionamento. Questo era il loro leg day, un leg day sicuramente pesante a vedersi, non così tanto come altro, perché sicuramente è stato più incentrato su macchinari per sicuramente preservare la condizione di Chris per quanto riguarda le gare ed evitare infortuni, perché appunto mancava sia lo stacco a gambe tese che lo squat, anche semplicemente come finisce al posto della leg extension, un esercizio a corpo libero, secondo me ci sarebbe stato, ma non sappiamo nel profondo quello che sta passando Chris in questo periodo, quindi comunque allenamento validissimo. E ragazzi, siamo arrivati alla fine anche per noi. Questo è stato un po' leg day, diciamo, buono, buono, un bel 7,5/8 glielo avrei dato. Poi allenarsi con un campione del genere dà sicuramente soddisfazione. Ragazzi, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete like, commentate, iscrivetevi. Ragazzi, noi ci vediamo il prossimo weekend. Buon allenamento, buona settimana, buona dieta. Ciao ragazzi.